Si avvicinano ai negozianti e ai ristoratori in crisi offrendo aiuti economici anomali, tassi di interesse da usura, soldi in contanti per rilevare l'intera attività a prezzi inferiori a quelli di mercato. Da giugno ad oggi le segnalazioni registrate in un sondaggio di Confcommercio Milano sono raddoppiate, passando dal 9 al 19% degli intervistati. Sono delle proposte anomale soprattutto sulla filiera della ristorazione, con offerte soprattutto di denaro liquido in contante per il rilievo delle imprese. Le istituzioni invitano a rompere il silenzio. Invitare i cittadini a denunciare, perché purtroppo il numero delle denunce è sempre bassissimo, se non addirittura inesistente. La Lombardia e l'area e Milano sono le aree economicamente più sviluppate del paese ed è inevitabile che qui ci siano appetiti di illegalità e della criminalità. Noi dobbiamo mettere insieme tutte le forze per contrastare e sconfiggere questo disegno a tutela dell'economia sana, che è il tessuto fondamentale della Lombardia. Triplicati anche i danneggiamenti delle attività, in aumento furti ed effrazioni.